Settore maschile, settore femminile, a squadre, individuale, in singolo e in doppio, va tutto alla grande. Lei può essere candidato per il titolo di presidente più felice del mondo? Beh, sicuramente più fortunato del mondo, però guardi, il presidente non conta, quello che conta è la squadra, quello che conta soprattutto quando si ottengono risultati così è il sistema. È il sistema del tennis italiano, lo dicono i dati di qualunque tipo, sia qualitativi che quantitativi, funziona e funziona alla grande. Sinner è un campione, un fenomeno o un extraterrestre? Sinner è tutte e tre le cose che lei ha detto, però dietro Sinner ci sono 5-6 ragazzi giovani che il mondo ci invidia, fra i primi 50-60 al mondo, c'è un settore femminile straordinario con la Paolini che oggi è in finale a Roland Garros, c'è soprattutto un sistema di 14.000 insegnanti con una grande passione, 4.000 società che sono travolte dalla richiesta della gente che vuole incominciare a praticare i nostri sport o che vuole giocare ancora di più a tennis a padel. C'è un sistema che funziona e che sta dando risultati al di là di ogni aspettativa.